Ciao a tutti ragazzi da Giraffa Team, bentornati. Oggi sono qui con un nuovo gameplay, ovvero Crash Bandicoot: Insane Trilogy. Un ritorno Ecco, inaspettato. guardiamo l'intro, altrimenti non Sviluppato da capisco Vicarious niente. Visions. Crash Bandicoot! Bandicoot! Allora, ovviamente questo diciamo che è un remake, un remastered, chiamatelo come volete, dei vecchi Crash per PlayStation, dell'intera trilogia. Che look rifatto Crash, eh? Ok, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ho provato già prima a registrare, solo che non è andata bene la riproduzione del video, quindi lo rifaccio un'altra volta. Ok, avvia. Allora, il mio Crash preferito è il 2, nonché il mio primo Crash, il primo Crash al quale ho giocato, quindi direi di iniziare direttamente da quello, mi dispiace. Ma non Crash resisto. Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Back, ok, nuova partita. Sovraschi, salvataggio, sì. Che come dicevo, niente, io voglio giocare subito il 2 e lasciar perdere il primo. Quello lo giocherò sicuramente per ultimo. Giocherò prima il 2, poi il 3, poi infine l'1. Comunque, godiamoci questo caricamento. Notato tra l'altro che i caricamenti sono abbastanza pesantucci. A terra, dai che morbido. LOL. Ops. Guarda caso dove va a cascare. Risata malefica. Un anno dopo. Cortex, per raggiungere la massima potenza non basta il suo cristallo. Ci servono i 25 cristalli normali sparsi sulla superficie. Ma come faremo a Questo è raccoglierli? Engine, non Non abbiamo ricordo. più agenti sulla Terra. Pazzo! Pensi che non sia al corrente della situazione? Se non abbiamo Io più anti da alleati sulla soracessi proprio. superficie, Vabbè. dovremo trovare un nemico. Crash, Crash, Crash! La mia batteria è andata! Renditi utile e portamene una nuova, fratellone! Ok. Non mi piace tanto la voce di Coco. Non sembra molto la voce di una ragazza, eh? Vabbè. Dettagli. Facciamo quest'intro. Tra l'altro io ragazzi non ci gioco da un'eternità. Ai vari Crash da circa 10 anni. Sì, sono vecchia. E sono abbastanza rincoglionita. Anche perché non gioco più nemmeno ai platform in generale. Morirò 14.000 volte, già me lo sento, il mio corazon non regge. Pa 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 pa. Tu 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 tu. La stanza del teletrasporto. Ma questo è Aku Aku, giusto? Mentre il malvagio è Uka Uka. Bene, bene, bene. Crash Bandicoot, benvenuto. Mi Ah, ma scuso ciao per il rozzo Cortex. trattamento che ti è stato riservato, Ti ma temevo che un preoccupare. invito scritto non sarebbe bastato. Mi serve il tuo aiuto. Guardate Intorno a te ci l'espressione di sono Crash, cinque cioè come si porte, intravede da qui. ciascuna nasconde un cristallo. Simile a questo. Portami i cristalli, Crash. Per ora è tutto, ci rivedremo. Presto. Mi viene da sbagliare. Vabbè, iniziamo subito il primo livello, Turtle Woods.
Suggerimento: tratta bene le casse e otterrai una gemma speciale. Va bene, quindi in genere dobbiamo cercare di distruggere tutte le casse del livello in modo da ottenere una gemma extra, ovvero quel diamante sarebbe quella bianca. Let's try, guys. Succhia le mele perché dal suono che fai non le mangi, ma le succhi. Niente di sconcio, eh? Lo giuro. LOL. Che belle musichette. Invece, ragazzi, il vostro crush preferito qual è? Sono curiosa di saperlo. In genere tutti preferiscono il 3, però io sono molto più affezionata al secondo. Forse perché l'ho giocato per primo, non lo so. Okay, questa è la parte, diciamo, segreta del livello. Proviamo. Ho anche amato tantissim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 o Crash Team Racing. Magari faranno la versione in HD anche di quello, lo spero. Inserendoci anche l'online sarebbe proprio il massimo, ragazzi. Mi piace di più Crash Team Racing di Mario Kart. Lo so che molti di voi mi odieranno per quello che ho appena detto, però è così, è la verità. Preferisco quello. Ok, un'altra scivolata, vediamo se ce la faccio. Vai, lanciati che mor... Oh! No, porco... Ok, primo epic fail. Te pareva. Non so come cazzo ho fatto. Comunque, prima ho giocato tre livelli. Mi sono un pochettino trovata male con i salti, lo ammetto. Mi ricordavo meno, non lo so, imprecisi. Ok, hai preso anche queste. Ok, proseguiamo col livello. Sto morendo di risata. Oddio! La musica che mi distrae. Sto sudando, mi sono le mani, nella mia camera ci sono almeno 40 gradi. Urbga! Checkpoint! Facciamo pure il bonus. Vita. Arigato gozaimasu. Magna, fatti grande Crash. Prima sono morta come una demente. Un altro checkpoint. Cosa c'è qui? Vabbè, scassiamo tutte e via, va, me ne sono toccata. Urbga! Non è che è diventato dorato. Cristo di un dio, e ora? Non riesco a prenderla quella. Ma mi devo suicidare per forza. Non riesco a prendere più quella cassa. Vediamo. Ce la faccio più. Mi fai no. Forse vediamo così. No, niente, allora mi devo suicidare, va? Vediamo.
Ammazzami. Ho dovuto farlo perché purtroppo ho fatto una cagata prima. Ok. Vediamo di non rifare lo stesso errore. Ok, di qua, tartarughina. Ok. Arigato gozaimasu. Prendo pure queste. Ciao talpa. Ciao talpa, prima mi hai ammazzato. Ciao talpa. Mori talpa, è stato un piacere talpa. Ecco il cristallo. Mori pure tu talpa, schiatta, crepa. Vediamo se abbiamo preso tutte le casse. Sì, meno male. Anche se ho dovuto suicidarmi per l'ultima. Sto missandone una. Ok. Caricamento molto lento. Stanza del teletrasporto. Parto questa, diciamo, imperfezione dei salti, ma probabilmente è un problema solamente mio. Devo dire che è molto fedele all'originale questo Crash, mi piace tantissimo. Vomita cristalli e gemme, magari avessi questa tua abilità Crash, sarei ricca. Ecco la lanza, vabbè. Attenzione, attenzione. Ben fatto Crash, sapevo di potermi fidare. Ma Cortex mi sa che non dorme molto, guardate le occhiaie. Non durano molto. Durante le mie ricerche ho scoperto una forza sconosciuta che minaccia il nostro mondo. Oh mio Dio, che solo cos'è? Solo i cristalli possono contenerla. C'è in gioco il futuro del mondo. Devi assolutamente trovarli e portarmi. Fidati di me. Lascia fare a me. Crash, mi senti? Crash, Crash! Ci sei, Crash? Crash, mi senti? Ma quel ciuffo alla, non so, dei tortoni. Coco, vabbè, vabbè. Caricamento, sono go. Allora, questo dovrebbe essere sulla neve. I miei livelli preferiti sono quelli nelle antiche rovine, che tra l'altro alcuni sono anche particolarmente difficili. Burbga. Mio. Burbga. Andiamo avanti. Sorry penguin. Sorry penguin. Faccio un favore a Batman. No! Succhia. Vabbè, detto così è sconcio, non lo dirò più. Dai, cerchiamo di... ecco. Saltare su questa cassa, grazie Crash. Gentilissimo. Ok. In questa prima run comunque non penso di avere intenzione di fare tutto al 100%, eh. Magari prima registriamo solamente la storia, poi vedremo per il resto. Combo breaker. Crepa. Crash, mi sa che dobbiamo chiamare WWF qui perché stai sterminando tutti gli animali possibili. Lì c'è la gemma rossa, però da questo non ce la facciamo per adesso a prenderla. Dire vero non ricordo nemmeno come si ottiene, ma sicuramente non adesso. Non da qui. Oh mamma mia, che testata, una capocciata di quelle. Qua? Stavo per crepare. Ok. Andiamosene. Salta, non ti fermare. Bravo Crash. 10 su 10. We are the champions.
scassa tutto, vai decapocciate. Ecco perché non è tanto intelligente Crash, a furia di menare capocciate. Dai che siamo invincibili. Cristo Dio santo, non l'ho visto la buca. Vabbè. Oh Gesù. Mamma mia, stavo per crepare. Prima tutto esaltato, e muoio. Vabbè. Vediamo se abbiamo preso tutto. Ok, anche questa è fatta. Le slitte di, della, cioè le slitte, le campanelle della slitta di Babbo Natale. Caricamento. Oddio, mi è da salire. Oh, scusate. Ho un po' fame. Tanto per cambiare, ecco, suonati le orecchie. Così. Ma gli è rimasto il dente da latte, guarda. Eppure eccoti qui con una gemma interessante. Beh, Crash, le cose stanno così. Gli alleati di Cortex sono miei nemici giurati, quindi farò tutto il possibile per fermarti. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Vuoi salvare il mondo, devi raccogliere le gemme, non cristalli. Trova tutte le 42 gemme e le userò per sparare un raggio laser che distruggerà Cortex e la sua stazione spaziale. Certo. Ma fino ad allora ti impedirò con tutte le forze di raccogliere i cristalli. Ha senso la cosa, eh? Però tu, amico mio, ecco, cambia spacciatore. Un consiglio così. Ouch. Mi si è addormentata la gamba. Aiuto. Ok, facciamo anche questo livello e poi diciamo, direi di finire l'episodio. Ecco, questo è uno dei miei livelli preferiti. Già la musica promette. Sclero infinito. Salta. A ritalta. Ok, a partire dal timer, quindi dobbiamo arrivare alla fine del livello senza in tempo. Senza che? Senza il ca. Dai che ce la fai. Se ce la facciamo ad arrivare prima che il timer arrivi allo zero, prenderemo anche l'altro cristallo. Ok, qua non ci possiamo andare, abbiamo bisogno della gemma blu. Vai Crash, dai. Dai, 17, 16, 15, 14, 13. Mamma mia, non l'avevo vista per guardare il cronometro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Con largo anticipo pure. Ok, basta. La smetto. Va bene. Sto morendo di caldo.
Lol. Vabbè, li vomita pure. Ti lascio fare quest'ultima danza della giornata, Crash. Chi è? I cristalli. Hai visto che sono Warden? Vedo che inizi a prenderci la mano. Devo risparmiare energia. Ci risentiremo quando avrai trovato il quinto cristallo. Va bene, allora ragazzi, direi di interrompere qui per oggi. Io vi ringrazio tutti sempre per seguirmi e supportarmi. Niente, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao. Pure la capriola, Crash, vai.